Buona giornata dalla redazione Rai dell'Emilia Romagna. Lo avete sentito, è un fenomeno preoccupante quello delle truffe, spesso ai danni di anziani che vivono a casa da soli, truffe che hanno spinto la questura di Bologna ed Era Servizi a stipulare una sorta di decalogo di consigli che va a finire direttamente nella bolletta. Tutti i particolari nel servizio di Francesca Malaguti. Suonano, poi dicono il postino, che invece non è il postino, perché non è. Qualcuno dà il tiro, siamo in 10. Ha detto che era uno che vendeva delle creme per le gambe, l'ha fatta entrare, poi è andato nel comò, ci ha preso tutti i soldi, aveva tutta la pensione. Solitudine, insicurezza, disinformazione. Su questo fa leva chi cerca di farsi aprire la porta di casa per rubare, spesso affermando di dover leggere il contatore dell'acqua o del gas. Questura di Bologna e Era hanno unito le forze per creare un vademecum che arriverà ai bolognesi con le prossime bollette. Ricorderà le regole fondamentali per non farsi ingannare. Un tecnico dell'Era entra esclusivamente per effettuare una lettura del contatore quando il contatore è all'interno dell'abitazione. Nelle case in cui il contatore è all'esterno non c'è la necessità di entrare. Mai e poi mai un operatore Era può pretendere di chiedere dei soldi al cittadino, e l'operatore Era deve avere il tesserino di riconoscimento. Per quanto riguarda le forze di polizia, se avete dei sospetti, telefonare immediatamente al 113 112. Le sale operative delle forze di polizia sono in grado di dirvi se effettivamente stiamo operando presso la vostra abitazione. L'informazione a tappeto comincia a portare buoni risultati, anche se le truffe agli anziani a Bologna sono state ancora molte nel 2008. Complessivamente 174, con un visibile calo nell'autunno, ovvero da quando abbiamo iniziato a svolgere questa attività di prevenzione.